Riuscirò a sapere chi mi manda biglietti anonimi come questo? Ma certo, basta usare le tecniche di investigazione scientifica. Oggi vi faccio vedere una tecnica alla CSI che possiamo usare per scoprire la provenienza di un colore, di un inchiostro, ma anche per analizzare le molecole biologiche e non biologiche in laboratorio. Proviamo subito e poi vi spiego come funziona e la scienza che ci sta dietro. Un contenitore trasparente, va bene anche un bicchiere. Alcol etilico, un paio di forbici e naturalmente una videocamera. Se volete immortalare l'esperimento, ritaglio un pezzo del biglietto proprio dove c'è la I. Vedete ho ritagliato il puntino della I lasciando un po' di spazio sotto e molto spazio sopra. Verso un po' di alcol nel recipiente e metto il ritaglio in piedi a bagno nell'alcol, il livello del liquido sotto la linea dell'inchiostro. Ora non mi resta che aspettare qualche minuto. Vedete i colori che si separano? L'alcol piano piano risale per capillarità la carta e si porta dietro diversi tipi di colori. Dopo vi dico perché. Per ora questa è la firma molecolare dell'inchiostro che ha scritto il messaggio. Lo mettiamo nella busta delle prove. Questo video fa parte di una serie che ho realizzato in occasione della European Biotech Week, la settimana europea del Biotech, la settimana del Biotech si è conclusa, ma la serie dei video continua ed è realizzata grazie alla collaborazione con Sanofi Genzyme, di cui vi segnalo una bellissima iniziativa che si chiama Make to Care, dedicata ai makers, agli smanettoni che sviluppano oggetti ed è utili nei vari tipi di disabilità capisci a me. Sedia intelligente. No, non sto parlando in codice, ma questi sono i nomi dei due progetti. Capisci a me e Sedia Intelligente, rispettivamente una app e un ausilio che hanno appena vinto il contest di Make to Care tra tantissime idee innovative. Andatevi a vedere, a me sono piaciuti molto, vi metto il link in descrizione. Torniamo al nostro esperimento. Ora, per puro caso, ho sottratto alcuni pennarelli e penne a persone del vicinato che potrebbero avere scritto quel messaggio. Solo che a prima vista sembrano tutti uguali, anche i segni che faccio sulla carta. E allora proviamo a confrontare gli inchiostri scientificamente. Ma prima mettiamoci il camice. Prendo un foglio di carta da filtro, faccio una riga con una matita a un paio di centimetri dal bordo. Con una matita, mi raccomando, non con una penna, altrimenti viene un pasticcio. Poi disegno un puntino con ciascuna penna dei sospettati. stesso esperimento di prima, a bagno nell'alcol etilico senza arrivare alla riga e aspetto che l'alcol risalga per capillarità. Fantastico. Questo è l'esperimento con le penne dei sospettati e questo è l'inchiostro della lettera anonima. Vedete che ogni inchiostro ha eh, la sua firma molecolare, ma ce n'è uno, il numero 2, che è esattamente lo stesso della lettera anonima. Qualcuno nel palazzo avrà presto una visita sorpresa dal vostro amabile biologo della porta accanto. Cos'è successo? È successo che il colore del pennarello in realtà era formato da tre pigmenti di colore diverso, almeno io ne vedo tre, potrebbero essercene di più, che combinati insieme danno il nero. Ognuno di questi pigmenti è una molecola diversa. Non so neanche io quali molecole nello specifico per questi colori, ma hanno sicuramente proprietà diverse, perché siamo riusciti a separarle facendole muovere lungo la carta insieme all'alcol. L'avete fatto anche voi? Complimenti, avete fatto un esperimento di cromatografia. Una parola che letteralmente significa scrivere quei colori. Poetico, però un po' è vero. La cromatografia è una tecnica usatissima nei laboratori in varie forme per separare diversi tipi di molecole. La cromatografia su carta, che è quella che abbiamo fatto, è anche un classico degli esperimenti a scuola e su YouTube, ma pochi ti spiegano veramente come funziona. In realtà è molto semplice. Per fare la cromatografia ci vuole un supporto che sta fermo, chiamato fase stazionaria. Nel nostro caso la fase stazionaria è la carta. O meglio, la cellulosa. Poi ci vuole una fase mobile, cioè un solvente che si muova lungo la fase stazionaria e che si porti dietro le molecole da analizzare. Nel caso del nostro esperimento, l'alcol etilico. Ora, se capite come funziona questo semplice principio, sarete in grado di capire qualunque forma di cromatografia, anche le più complicate. Diciamo che qui abbiamo la carta da filtro, qui ci sono tre molecole, ad esempio il pigmento celeste, il pigmento giallo e il pigmento magenta. All'inizio sono insieme nello stesso punto, tutto è fermo, tutto tace, quindi c'è poco da raccontare. Ma poi arriva l'alcol, la capillarità fa muovere l'alcol lungo la carta, infatti l'alcol è la fase mobile. E le cose si fanno più movimentate. I pigmenti, che sono molecole chimiche, devono continuamente decidere se muoversi insieme all'alcol oppure restare fermi e attaccati alla carta o alla cellulosa. Come lo decidono? Lo decidono in base a quanto sono solubili nella fase mobile, che in questo caso è l'alcol. Se una molecola è molto solubile in alcol, si mescola con esso, lo segue volentieri e si muove con lui lungo la carta, quindi va veloce insieme al fronte dell'alcol. Magari è sempre un po' attirata anche dalla carta, ma molto meno. Se una molecola è meno solubile in alcol, invece tenderà a passare un po' più tempo con la carta e meno con l'alcol. Ricordiamoci che la chimica è sempre un equilibrio. Le molecole non sono imprigionate nella carta o nell'alcol, ma si spostano in continuazione tra le due fasi, solo che passano più tempo nella fase dove sono più solubili. Quindi diciamo che alla fine della corsa questa molecola che ha una più alta affinità per l'alcol si è spostata più velocemente, questa è a metà e questa invece che è molto meno affine all'alcol, evidentemente è rimasta più indietro. Ed è esattamente quello che è successo ai nostri pigmenti. Questo è un po' meno solubile all'alcol e si è spostato più lentamente, questa è una via di mezzo e questo colore celeste invece è un altro pigmento che evidentemente è molto più solubile in alcol e infatti si è spostato più rapidamente. In alcuni video ho sentito spiegare che le molecole si separano sulla carta in base alla loro grandezza. Non è così, questo tipo di cromatografia separa le molecole unicamente in base all'affinità, cioè alla solubilità che hanno per la fase mobile rispetto alla fase stazionaria. Avete presente il meme del ragazzo e della fidanzata? Ecco, più o meno è così. Ora che abbiamo capito il principio, possiamo provare a separare qualcosa di più biologico. Ho qui delle foglie verdi che ho messo qualche ora in alcol aiutandomi con un pestello, ho preso degli spinaci, ma va bene un po' tutto, basta che siano ovviamente foglie verdi, con uno stuzzicadenti o se lo avete con un capillare molto fine, o meglio ancora sarebbe avere una micropipetta, deposito un cicinin di estratto di foglie sulla carta. Faccio asciugare e rideposito 3 4 5 volte. Mi raccomando molto delicatamente. Se non avete tempo di fare l'estratto in alcol c'è anche il metodo brutto e rapido, si prende una foglia e si schiaccia con una monetina per lasciare il segno. La nostra fase mobile è sempre alcol, quindi contenitore con alcol e stesso lavoro di prima. Cosa sono questi colori che si separano? E sono i diversi pigmenti che stanno nelle foglie. Ora, non mi è venuta una separazione eccezionale con questo esperimento, magari a voi viene meglio, però ecco, si, si vedono alcuni pigmenti, questo giallo che potrebbe essere il carotene, questo verde che potrebbero essere le clorofille. Ora da qui non è facile, ma vedete che comunque i pigmenti si sono separati. Se avete un laboratorio potete provare con diverse combinazioni di fasi mobili per cercare di separare ancora di più i vari pigmenti. È un'attività che si fa spesso a scuola, ma qui... A me interessa spiegarvi i principi, poi gli esperimenti vi divertirete voi a farli. La cromatografia su carta si fa spesso a scuola, ma nei laboratori veri non si usa moltissimo. Una variante che si usa di più è la cosiddetta cromatografia su strato sottile: è lo stesso principio, ma come fase stazionaria, invece della carta si usano vari composti spalmati appunto in uno strato sottile su plastica oppure su vetro. Impossibile da fare in casa. Non per noi. Lo strato sottile ce lo facciamo in casa con questo, un gessetto e un vetrino da microscopio. Mezzo gessetto nel mortaio con due cucchiaini d'acqua. Faccio una bella pappetta liquida. Con una siringa o una pipetta lo dispongo sul vetrino senza fare bolle. Lascio asciugare per qualche ora. Si presenterà così. Il gesso sarà la nostra fase stazionaria. Rifacciamo l'esperimento della foglia, applico asciugo quattro volte, niente segno stavolta con la matita che altrimenti si rompe tutto. Corsa in alcol, stavolta su strato sottile, il sale sempre per capillarità. Il risultato è migliore rispetto alla carta, le bande di pigmento si sono separate, qui io vedo due bande, una più verde e una più giallina, in più un'altra banda più chiara qui. Sono sicuramente tre pigmenti diversi. Il gesso è una fase stazionaria sorprendentemente buona. In laboratorio si usano strati sottili di gel, di silice ad esempio, ma il principio non cambia. C'è una fase stazionaria che sta ferma e un solvente mobile che si porta dietro le molecole da analizzare. Se ti piace questo video ti chiedo un favore, metti un like e condividilo. E se non vuoi perderti i prossimi video iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Ti metto anche il link diretto in descrizione, così non hai scuse. Questa è la cromatografia liquida ad alte prestazioni, meglio conosciuta come HPLC, High Performance Liquid Chromatography chi segue lo sport l'avrà sentita nominare perché è il sistema che si usa molto spesso nei laboratori antidoping per identificare appunto le sostanze dopanti. Ma l'HPLC si usa in tutti i laboratori di analisi e anche nell'industria per purificare ad esempio certi tipi di farmaci o altre molecole che devono avere una purezza assoluta. Nell'HPLC la fase stazionaria è contenuta in una colonnina e la fase mobile attraverso la colonnina spinta da una pressione. È un sistema molto più performante rispetto a quelli che abbiamo visto, che abbiamo fatto in casa e soprattutto permette di raccogliere i campioni che escono man mano dalla colonnina. Non serve quindi solo ad analizzare ma anche a purificare determinate molecole separandole dalle altre. Esiste perfino la gas cromatografia, dove la fase mobile non è più un liquido ma un gas. Insomma, le tecniche di cromatografia sono veramente tantissime, non riuscirei neanche a raccontarvele tutte, ma il principio di tutti questi sistemi è comunque sempre lo stesso una fase stazionaria che sta ferma e una fase mobile che separa le molecole del campione. Ah, avete presente CSI la serie? Beh, dopo che ho fatto il mio esperimento, ho scoperto che anche loro in un episodio avevano usato la cromatografia per identificare la penna di un colpevole. Quando le idee funzionano Bene, non vi resta che provare tutte le combinazioni di fasi stazionarie e mobili che vi vengono in mente e farmi sapere i risultati nei commenti. Sempre attenzione a maneggiare qualunque sostanza, occhiali, a reazione, leggere le avvertenze e sempre sotto la supervisione di adulti. Cervello sempre acceso dentro la scatola cranica, alla prossima!